DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Morning Child si chiama questa canzone, il gruppo si chiama For Hero, l'avete appena riascoltata molto su Radio bello, DJ. Veramente molto bello, mai quanto il nuovo dei Take That, per il quale sono pronto a buttarmi dalla finestra. Ma c'è l'embargo, guarda. Prego. C'è l'embargo. Prego, vale, il nuovo dei Take That è in salita nella classifica sì. inglese, è al numero 11 ma arriva dal numero 30. Quindi guarda, rassegnati, arriverà. Stai tranquillo uno. Che a mezzogiorno lo mette il trio. Guarda, te lo faccio mettere magari in sciambola, sei dai. Sei veramente un bastardo. Allora, come dicevo in apertura, anzi facciamo un piccolo passo indietro, negli ultimi anni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui grandi temi ambientali o semplicemente di rapporti interpersonali, molte associazioni sono inventate le giornate a tema. Sì, ok. Sì. Venerdì scorso, per esempio, abbiamo parlato di questo momento in cui bisognava spegnere la luce perché c'era questa proposta che si chiamava Mi illumino di meno. Poi sono nate in questi anni, che ne so, le giornate del respiro, la giornata del ricordo, la giornata del cuore, la giornata del naso del rosso, dialogo, del naso rosso. Faccia Adams, no? Okay, medico, medico per sì, i bambini. Sì, sì. Le cinque giornate di Milano addirittura. Vabbè, quello... Noi siamo brillanti, ne facciamo cinque consecutive. Sì, no? Sì, oggi sì. È il giorno della lentezza. Il giorno della lentezza. Sì, oggi. A lanciare questa proposta un po' provocatoria è un'associazione toscana che appunto si ripromette di far... riflettere la gente sul ritmo che tiene nel fare le cose anche quotidiane, da una parte nel fare magari tante cose contemporaneamente, no? Uno degli inviti che vengono rivolti per esempio è non scrivete al computer e parlate contemporaneamente anche al telefono, perché a uno dei due sicuramente mancherete di rispetto. Eh già, no? Eh o già. Al lavoro che fate scrivendo, oppure alla persona con la quale vi state intrattenendo, così sì, anche sì, sì, oppure sì. Altre cose, io a te fa schifo, ma so sì. che molti lo fanno. Io, a me capita spesso. Dai! Ma non lo fa, guarda che non è niente di male, Linus. È una cosa per fare più veloce. È orribile. È un'immagine orribile. Mi lavo, decidete voi? Mi lavo i denti mentre faccio pipì. Qualche seduto volta. Sul vate. Beh, seduto, vabbè, quello vabbè, è. In piedi, l'hai aggiunto allora. Tu. Anche in piedi si riesce. Ma che schifo. Ma se ma che risparmio di tempo è? Risparmio di tempo. Fai due cose. Ma che schifo. In un tempo inferiore, perché i denti vogliono lavati bene. Allora, visto che siamo entrati ufficialmente nell'anno del maiale, benvenuto. Va bene. Ok. Va bene, vedremo se sono l'unico in Italia. Ma sono vedremo. Sicuro di avere tanti maiali ecco. Per quelli che stanno ascoltando, ma non pensavo di averne uno grufolante qua di fianco. Beh, dovresti. Lo sa la tua compagna che fai queste cose? No, perché in bagno ci vado da solo. Meno male, vedi, adesso lo sa, però la sua immagine d'ora in poi, la tua sarà questa. Vabbè, dai. Vabbè, senti, quindi giornata della lentezza. Fare cose, cercare le cose di fare possibilmente una cosa alla una volta, cosa cercare voi. Di prenderci un po' il tempo che ci vuole. Insomma, prima parlavo dei messaggini mandati sì. mentre si va in macchina, un'altra cosa un'altra da non fare. Questa... Ma da non fare, ovviamente, perché è molto pericoloso, chiaro, davvero pericoloso, chiaro. Ma è proprio, secondo me, è dannoso per il sistema nervoso. Sì, beh, certo, ti crea un po' di stress, ti crea direi, sicuramente decisamente. Un po' di stress. E visto che parlavi di macchina, per esempio, guidare piano. Guidare piano. Guido piano. Guido piano. Come direbbe Fabio, sì, no? Sì, ma guido sì. piano non tanto soltanto per cercare di non fare incidenti, guido piano per cercare anche di godersi il paesaggio. A volte tu fai una strada che fai abitualmente, per esempio tu quando vai in Toscana a casa certo, di tuo padre, certo. no? È un percorso di 250, 300 km, 220. Che hai fatto mille volte sì. e il tuo tentativo è fare sempre più velocemente quella strada sì, lì, perché sì. ti interessa soltanto arrivare. In realtà probabilmente nell'andare c'è qualcosa anche di gradevole. Sicuramente. Cioè, quante so, cose a Borgotaro. Esatto. Quante cose non ho sono visto. Ancora quelle con i sacchetti con che i vendono sacchetti i formaggi. Che vendono i funghi, i formaggi. Un po' che non le vedo. È tanto, ormai i tempi cambiano. Ormai finita. I tempi ormai cambiano, finita. I guardrail si alzano, sì, sì, sì. le band si sciolgono. Sì, e i formaggi quando, pure. Quando vado a Riccione, che ci vado anche sì. spessissimo, potrei fermarmi, che ne so, a Faenza. A respirare quel profumo quella meraviglioso di Piastrella Marcia della Piastrella Marcia o Reggio Emilia le porcilaie. Urca miseria, ci sono le porcilaie a Reggio certo, Emilia. È la patria mondiale della porcilaia. È per quello che tratto fra Reggio che e Modena. Ci sono quei due porcelli che si c'è la famosa 600 col maiale certo, sopra che se ne ingroppa. Certo. La prossima volta mi fermo. Dovresti guarda. Fermarti o prendere il libro Fuori casello, che è un libro sì, che ce dice... l'ho, ce l'ho in macchina, ce l'ho anch'io, è lì in macchina posteggiato. Oppure non lo so, correte piano. Correte piano, ma quello lo stai facendo da anni senza bisogno di... Domenica che vado alla Roma Ostia. Urca miseria. Ostia, lasciamelo dire. Spero di non correre troppo piano, insomma. No, dai. Oppure camminare piano. Camminare piano. Camminare piano, per esempio, è una di quelle cose che a me non riescono, o almeno non mi riesce farla da solo. Cioè, se sono in compagnia, cammino piano. Perché, perché a quel sai, punto sei lì che parli, no? Parli. Tu stai parlando. Ti puoi anche esempio. Prendere una pausa. Togliti un attimo sì, la bocca, se sì, puoi. Sì.
Cammini. No, perché quello che ti volevo dire, sì, no, per esempio il Milan. Tu prendi Ronaldo e ti fermi, ti dai la pacchetta, ti fermi. E c'è quel momento lì, e poi riparti. Ma poi siamo meridionali, insomma. Siamo meridionali. Come Mimmo Cavallo, tutto avvolto in un fascio di luce. Invece da solo io non riesco a camminare piano. Come lo riesci? A volte mi capita di essere a Riccione, per esempio. A Milano io per la zona dove abito difficilmente cammino, perché non ci sono negozi, non avrei quasi nessun motivo. Okay. Quando vado a Riccione, la mia casa è abbastanza in centro, a volte mi capita di non avere un impegno preciso e quindi scendo per fare due passi contando sul fatto che prima o poi qualcuno lo incontrerò. Però non riesci? Però io non riesco a camminare piano perché non voglio che la gente pensi che io non ho un cazzo da fare e sto camminando piano. Voglio dare sempre l'illusione alla gente che mi guarda, ecco, che so dove sto andando. Volevo dirti una cosa, se sei pazzo non è un problema nostro. Guarirai, col tempo. A me la camminata ad agio, poi mi viene la mano dietro, capito? Mi sembra di essere un po' pensionato. Ma rilassati. Ho anche l'età, forse. Ma rilassati, non c'è bisogno di andare da qualche parte. Vabbè, puoi anche non andare da nessuna parte. Ce la farò. Comunque, giornata della lentezza oggi, che dal punto di vista musicale vuol dire anche eventualmente ripristinare una regola fondamentale nelle discoteche fino agli anni 80, cioè il lento. Metti un lento, dai. Metti un lento. Metti un lento. Metti un lento. No, no, non faccio lenti. Metti un lento. No, no, non faccio lenti. Metti un lento. No, no, non faccio lenti. Tieni 10.000 lire. Che lento vuoi? DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.